Bene, sono state dette molte cose che in parte io ripeterò, però vorrei giustamente, come è stato accennato anche dal Presidente, portare un momento di ottimismo. Io faccio un mestiere, quello dell'architetto, in questo paese anche difficile da questo punto di vista, ma che per natura è un mestiere d'ottimismo, anche perché noi facciamo, pensiamo cose oggi che si fanno domani, quindi io devo assolutamente credere che domani è lo spazio in cui noi lavoreremo. Allora, la prima esperienza, l'incontro che mi ha avuto un Granarolo è un incontro importante, perché come io mi occupo di questo tema della sostenibilità nell'architettura, parlare con loro abbiamo praticamente scoperto di parlare lo stesso linguaggio, perché questo che abbiamo chiamato The Milk Experience, quindi l'esperienza del latte in maniera molto larga, in realtà racconta una bellissima storia di un prodotto che noi vediamo semplicemente sul nostro tavolo e che racconta invece una storia dell'Italia, racconta una storia dei paesaggi italiani, i paesaggi che fanno gli agricoltori, della filiera. Quindi quando si dice sostenibilità, no, è una parola che deriva da una definizione che si chiama sustain, che viene dalla musica, che vuol dire sostenere la nota, no? Allora questa parola è una parola molto bella, perché in qualche modo questo processo è un processo che cerca di sostenere un processo e un paesaggio, la cultura degli agricoltori, insomma, e tutto questo finisce poi in un bicchiere, no? E questo mi sembra una roba straordinaria. Vediamo. Però se voi ci pensate, no? La prima cosa che noi assaggiamo, ma la prima quando nasciamo, è il latte. Cioè la prima esperienza che un essere umano ha nel momento in cui nasce è questo sapore, no? È questo gusto che noi ci portiamo dietro nella nostra vita, è qualcosa che ci segue e parte da un'azione primitiva, molto semplice, no? Quindi è quello che io ho chiamato, è un po' il cibo della vita, cioè quell'elemento che caratterizza dal primo giorno in cui nasciamo e la nostra crescita, no? E come è stato detto prima, la sicurezza alimentare e la qualità, perché poi Granarolo fa prodotti di qualità, è un primo fattore della crescita. Allora, come diciamo sempre anche in maniera critica nel nostro paese, noi la sfida internazionale o globale la vinciamo sulla qualità, sul prodotto di qualità. E ovviamente sulla sicurezza, è stato accennato anche prima, tutto quello che cosa vuol dire non controllare la filiera per arrivare in fondo a un prodotto che può, invece che essere un prodotto di qualità della vita, può trasformarsi in un prodotto molto dannoso, no? Quindi se ci pensate, il latte è anche un sensore sensibile, no? Perché la qualità di quel latte è un sensore della qualità ambientale, perché dietro questo processo, allora anche questo mi sembra una cosa che noi dobbiamo raccontare in questo padiglione, dobbiamo raccontare questa storia, che è una storia di uomini, di allevatori, di qualità, di processi e di crescita, no? Allora, gran parte, e questo è la cosa più bella, cioè vedere i nostri pascoli, ma ci sono mica solo questi. Vediamo se riesco a cambiare. E la sostenibilità di cui noi parliamo oggi in maniera importante è perché è diventata una priorità planetaria, cioè non è più qualcosa che riguarda alcuni segmenti, la sostenibilità è qualcosa che forse per la prima volta dopo tanti decenni è qualcosa che accomuna tutti i popoli, perché è attraverso un'attenzione alla sostenibilità ambientale di tutti i popoli, di tutte le regioni, che noi potremo continuare a mantenere una filiera di qualità. Quindi mi sembra che questo, poi il tema dell'Expo ovviamente esprime in maniera molto, molto chiara e forse anche molto centrata un tema che anche questo è un sensore sensibile, che è una priorità di tutti noi, lavorare con questa attenzione alla sostenibilità. Ecco, sostenibilità vuol dire anche il tema dell'energia o il tema dell'inquinamento, vuol dire sono tutti quei temi che sembrano alle volte molto lontani, no? Perché dicevo, però sai, stanno inquinando là, ma mica qua. Però poi quella cosa, quel processo finisce dentro un processo agricolo che finisce in un bicchiere e che finisce dentro di noi. Quindi è molto importante la consapevolezza che la sostenibilità è una cosa che noi dobbiamo vedere tutti insieme, ognuno di noi può dare un contributo. Quello che secondo me, forse adesso i tempi sono più maturi, no? Però c'è stato un momento, no, che si pensava che questi temi li doveva fare qualcun altro, no? In realtà la sostenibilità è un'azione quotidiana che ognuno di noi dà come contributo per migliorare, non c'è nessun altro che lo può, lo possiamo fare solo insieme, no? Allora, visto da un architetto, la materia prima di cui noi trattiamo, no, ha generato forme, sapori, gusti, consistenze ed è molto legata alla cultura dei luoghi. Quindi il tema
del formaggio, adesso sembra una parola detta così sembra strana, no? Però è uno dei pochi alimenti che per forma associ un sapore. Quindi questo è un oggetto di design, è quella famosa grande cultura italiana del design, che non è soltanto la Ferrari, che è un pezzo straordinario, non è solo il design del mobile, ma qui c'è il design alimentare, è una storia straordinaria, sono cose fatte a mano, sono cose che sono diverse nelle nostre regioni e sono tutti oggetti, perché il formaggio è un oggetto. E sono tanti, no? Allora anche questa idea che dentro il padiglione raccontiamo una storia del design, vuol dire che non è soltanto l'allevatore, no? Che produce il latte, fa il formaggio, ma nella nostra storia, la storia italiana del prodotto, ha fatto sì che c'erano forme diverse, sapori diversi, colori diversi, e questa è una storia che ci avvicina proprio al nostro DNA, no? Però la cultura del cibo è cultura del cibo, che da noi è un passo avanti, non è soltanto mangiare, no? È qualcosa di più, no? È design, ma soprattutto il Made in Italy. Allora, questi elementi, noi in questo percorso abbiamo costituito questa specie di pellicola che gira intorno, che è una specie di narrazione continua, che nel tempo, in questi 6 mesi, con Granarolo si metterà a punto per contenuti diversi, in modo che questo padiglione racconti questa storia per tutto il tempo. Il cibo è creatività, è il design, è un'interpretazione diversa. Ecco, questo secondo me è quello che noi dobbiamo far passare in questa esperienza, che va dall'agricoltura alla conservazione dell'ambiente, all'attenzione ambientale, fino ad arrivare ai punti più alti della nostra creatività. Ecco, e questo secondo me raccontiamo la vera storia dell'Italia, no? È fatta a mano, io credo che questo sia un altro elemento importante. Adesso la Granarolo non ha tutti gli operai che fanno le ricotte a mano, questo di sicuro è un processo industriale, però i prodotti che noi mangiamo molto spesso vengono da dei processi manuali e secondo me sono molto importanti, perché questi sono valori. E nell'idea del gesto, del design, il gesto è un altro elemento antropologico, un elemento sociale, come si muove un oggetto, come lo si fa, come lo si costruisce, è un altro elemento fondamentale della cultura del nostro paese, no? È una materia sensibile all'arte, per questo artista tedesco che usa il latte che poggia su una lastra di marmo e non ti accorgi di quel riflesso e quando lo tocchi scopri un'altra materia, questa sensibilità è anche un'altra esperienza molto bella che noi dobbiamo raccontare, perché questo è un altro di quei racconti tipicamente del nostro paese. Ma è anche nel padiglione sarà esposta questa scultura bellissima, la Madonna del Latte, che sarà esposta per la prima volta, è un pezzo unico mai presentato, quindi sarà un altro elemento che contribuirà all'Expo a portare un elemento della nostra grande tradizione culturale. Ecco, questo è uno degli spazi all'interno che sarà dedicato all'arte e a questa Madonna del Latte. E quindi, in sintesi, lo spazio del Granarolo all'Expo nasce per raccontare tutto questo, è il cibo per la vita, è la sicurezza, è la qualità, è la sostenibilità, è la creatività, l'arte e il territorio. Allora, adesso brevemente vi faccio vedere alcune immagini. Questo è un progetto che condividiamo con Paolo Tarpini su un'esperienza bellissima che sarà all'interno del padiglione, c'è un'esperienza immersiva, quindi ci sarà un prodotto che ci farà entrare dentro a una storia legata al Milk Experience e a Zup, questi amici che hanno fatto questo breve video che vediamo alla fine. Quindi questa pellicola crea delle piccole stanze tutte comunicanti in cui raccontiamo questa storia e in accordo con Granarolo questo sarà come una specie di pentagramma, comincia a raccontare una storia e questa storia in tutti questi mesi sarà raccontata per temi, per momenti di incontro. E questo mi sembra anche importante, che dall'Expo, come si è detto prima, questa non è solo una fiera dove si presenta il prodotto, ma questa è un momento in cui si parla della cultura del nostro cibo, si racconta una storia che dice quanto questo paese è legato ai propri territori e alla propria unicità, no? Quindi questo adesso, poi quando abbiamo finito questo vedete il modello e quindi vediamo questa idea delle trasparenze, della leggerezza, di entrare e di leggere una storia che sarà raccontata in questa pellicola, no? Ecco, su queste poi le immagini le vedrete qui, ecco, questo è l'altro spazio dedicato all'arte. E adesso vi lascio questi 45 secondi di un video bellissimo, velocissimo, che racconta in pochissimo tempo tutto quello che abbiamo detto adesso. Grazie.